Bentornati al Consiglio Comunale LIS, il servizio informativo sulle attività del Consiglio Comunale di Napoli rivolto ai cittadini sordi con la traduzione nella lingua dei segni italiana. Con questo notiziario, il primo del 2020, riprende l'informazione sulle attività del Consiglio Comunale a favore delle persone sorde, che possono così seguire più da vicino la vita istituzionale della città. Il 2019 si è concluso con l'approvazione in Consiglio Comunale di 38 delibere proposte dalla Giunta. Si tratta prevalentemente di ratifiche e di variazioni al bilancio di previsione 2019-2020 che, come prevede la legge, devono essere approvate entro la fine dell'anno solare. Molte anche le delibere approvate per la presa d'atto di lavori di somma urgenza, effettuati in diversi plessi scolastici danneggiati dal maltempo dello scorso novembre. Le sedute del Consiglio di fine anno sono state due, la prima il 19 dicembre, la seconda il 23 dicembre. Quest'ultima si è aperta con un minuto di silenzio e molti interventi di consiglieri, di maggioranza e di opposizione, per commemorare Mohamed Boulaziz, il commerciante di 62 anni di origini marocchine che domenica 22 dicembre ha perso la vita ad Agnano a causa della caduta di un albero. Al termine della seduta del 23 dicembre, il Consiglio Comunale ha anche approvato all'unanimità una mozione per il riconoscimento per tutto il territorio cittadino dello stato di calamità naturale e per l'istituzione di un'unità di crisi presso la Protezione Civile Nazionale per interventi straordinari sulle alberature. Dal Consiglio Comunale LIS è tutto. Arrivederci al prossimo appuntamento.